Ragazzi, bentornati in un nuovo video. Io sono Naomi e mi siete su Chiacchierata le righe. E oggi facciamo un book haul per chi si fosse perso qualcosa, per chi non se lo ricordasse, per chi eventualmente fosse nuovo. Io non faccio i book haul tutti i mesi, e anche perché potrei non avere niente da dire, e invece li faccio ogni 3-4 mesi, quindi ho deciso di farvi il book haul con i primi 3 mesi dell'anno. Sarà un book haul abbastanza contenuto, anzi molto contenuto, perché ho preso veramente poco, un po' perché avevo ricevuto un po' di libri a Natale, un po' perché non volevo riempirmi di libri visto che avevo tante altre cose da leggere, avevo tante serie da continuare, e più che altro sono libri che ho preso magari per qualche gruppo di lettura. Cioè in mezzo un libro che mi hanno regalato, comunque vedete sono molto molto poche, a parte che il minutaggio parlerà da sé, però insomma sono pochini, ma va bene, perché non è che si facciano in book haul solo quando hai 50 libri da far vedere. E preferisco tenermi su questa divisione ogni 3 mesi più o meno, così che magari se prendo qualcosa di più il prossimo mese non mi ritrovo con una grossa quantità. Avevo quasi la tentazione di aspettare e mettere anche aprile, ma poi ho detto vabbè, fa niente, lo facciamo lo stesso. Allora, in realtà gennaio è stato il mese vuoto, nel senso che a gennaio non ho preso niente. E quindi in realtà sono tutti di febbraio e marzo, e gli ultimi li ho presi un paio di giorni fa. Allora, il primo che vi faccio vedere è La Valle dell'Eden di Steinbeck, che ho già letto. Questo l'ho preso per un gruppo di lettura a cui ho partecipato, e è uno dei libri più famosi di Steinbeck, quello che lui considera il suo capolavoro, ed è una saga familiare che parla in realtà di due famiglie, cioè i Trask e gli Hamilton. Segue tre generazioni, sì, tre generazioni dei Trask e due degli Hamilton. E insomma, poi ne parleremo perché l'ho letto a marzo, quindi sarà nel wrap-up di marzo. Comunque nel frattempo l'ho letto. In realtà io avevo ricevuto a Natale Furore di Steinbeck, però poi con questo gruppo di lettura a cui sto partecipando abbiamo scelto La Valle dell'Eden, quindi alla fine ho dovuto recuperare un altro libro. Vabbè, tanto sapevo di che l'avrei letto lo stesso, perché l'anno scorso ho letto Uomini e Topi, mi era piaciuto molto, quindi ho detto che quest'anno avrei letto altro di suo. Poi ho recuperato Orgoglio e Pregiudizio, di cui abbiamo anche in questo caso già parlato, perché l'ho letto per il gruppo di lettura di Il mio zodiaco. Nel frattempo ho fatto un video a parte in cui vi raccontavo come è stato rileggere Orgoglio e Pregiudizio dopo 14-15 anni, perché io avevo letto Orgoglio e Pregiudizio al liceo, e peraltro per la prima volta l'ho letto in italiano, ma tra l'altro sono orgogliosissima di questa edizione che lumavo da un sacco di tempo. E se tutto va bene, presto potrò farvi vedere anche qualcos'altro di questa linea, perché volevo recuperare anche gli altri libri di Jane Austen in questa edizione e rileggermeli, e rileggere forse, fare forse un solo libro che ancora mi manca, che non avevo mai letto di suo. Comunque, con il pregiudizio sapete di cosa sto parlando. Poi ho ricevuto, questo è stato il regalo dell'8 marzo, mi pare. Io vi parlo spesso di questo gruppo di cui faccio parte su WhatsApp, sono ragazze che ho conosciuto su Instagram e ci mandiamo i regali nelle occasioni, e stavolta mi hanno mandato Her Majesty's Royal Coven di Juno Dawson, che ho messo, se non sbaglio, anche nel TBR primaverile, quindi ve l'avrò fatto vedere abbastanza di recente nel video della TBR. È un po' quello che volevo leggere, e nel frattempo è uscito anche in italiano. Poi ho recuperato in momenti diversi i primi, aspettate che li metto in ordine, sì, i primi 4 libri della serie di Blackwater. Allora, a febbraio ho recuperato il primo e poi effettivamente l'ho letto, infatti parlerò, o ne ho parlato, dipende poi l'ordine in cui farò uscire i video, ne ho parlato nel wrap-up di febbraio. E poi 2 o 3 giorni fa ho deciso di recuperare gli altri tre, perché adesso effettivamente ero abbastanza intrigata di andare avanti, e avevo ancora un buono che mi avevano regalato a Natale, per cui ho deciso di approfittarne, visto che incredibilmente questi libri hanno un prezzo abbordabile, considerando che siamo nel 2023 e serve il mutuo per comprare i libri adesso. Quindi ho preso Blackwater La Diga, Blackwater La Casa e Blackwater La Guerra. E niente, credo che leggerò questi tre,
Se riesco tutti questo mese, in realtà vorrei recuperare in tempi brevi anche gli altri due, perché poi vorrei farvi un video generale di recap della serie per vedere se ne è valsa la pena o no. Io non riesco a smettere di guardare queste copertine che sono bellissime, e poi adoro anche l'edizione perché è un po' più soft rispetto a una copertina flessibile normale. E niente. Questo. E basta, gli avevo avvertito che sarebbe stato un book haul molto contenuto rispetto al solito, quindi questi, ho anche riguardato un progetto strano, così poco, però sì, effettivamente questi sono i libri che ho recuperato negli ultimi mesi, di fatto negli ultimi 2 mesi, e niente, pochi, me li avevo detto, ma va bene così, anche perché preferisco a questo punto non prendere cose che poi leggerò l'anno prossimo, e questo mi permette di concentrarmi un po' di più sui libri che adesso, anche se devo dire che negli ultimi mesi di cartaceo non ho letto moltissimo, quindi a questo punto mi è anche tornato comodo aver recuperato poco di cartaceo. E niente, una cosa che volevo fare era cercare poi, diciamo nei mesi successivi, cercare di stare al pari, cioè non lasciare troppo tempo e non aspettare mesi e mesi per leggere le cose, salvo che siano magari regali, insomma cose che mi arrivano o quant'altro. E di fatto io ho letto praticamente metà di quello che ho preso, ma va benissimo così, tanto come ho detto il book haul non si fanno solo quando si hanno 100 libri da mostrare, anche se posso capire che possa risultare più soddisfacente da guardare, ecco. Però non lo so, magari avrò qualcosa in più da farvi vedere al prossimo book haul. Comunque questo è tutto, questi sono tutti i libri che ho recuperato negli ultimi mesi, fatemi sapere se avete letto qualcuno di questi libri, e allora se state partecipando anche voi al gruppo di lettura di Linea Zodia Color, chiesto quando ho parlato di Jane Austen, quindi magari mi avete già risposto, però se c'è qualcuno che si era perso questa domanda e che non mi aveva risposto, magari mi faccia sapere. Quello tra l'altro devo recuperare questo mese, perché ho aspettato questo mese per leggerlo, il prossimo, che è Grandi Speranze se non sbaglio, e fatemi sapere se anche voi siete rimasti invischiati nell'hype per la serie di Blackwater e se la state leggendo eventualmente come sta andando. Detto questo, vi ringrazio ancora di essere stati come vi mando un grosso bacione e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!